Regole, regole, regole. Il Giappone le ama, questo paese ama le regole. Molte di queste non sono proprio tutte utilissime alla società, comunque migliorano alcuni aspetti, anzi alcune le rallentano pure la società. Ma nel contesto lavorativo, raga, no, i giapponesi sono molto molto fissati con le regole. E soprattutto il discorso che può capitare che nella vostra esperienza lavorativa qua in Giappone voi avete il lavoro che fate lo potete svolgere in un modo diverso da come vi viene posto dai supervisori, dal manager, forse anche in maniera molto più produttiva, veloce, ma essendo che in quell'azienda è stato sempre fatto in un solo modo e mai nessuno ha avuto cambiare la situazione perché le responsabilità nessuno se le vuole prendere, quindi la gente segue quel sistema che fosse anche vecchio di 20-30 anni, ma quando ci mette, fanno così. Se voi fate una proposta di qualcosa di diverso, potrebbe anche non essere accettata. Se voi prendete la brillante idea, no? La brillante scelta di fare qualcosa che è diverso da quello che fanno gli altri, può esserci un collega che mille per mille vi riporta, lo segnala al supervisore, anche se la cosa non lo tocca minimamente. Questo dovete stare attenti. A volte i giapponesi fanno la nostra situazione, molti che lavorano qua e vivono in Giappone lo possono confermare, e se non lo confermano non so dove vivono, dire che non vivono in Giappone, perché i giapponesi fanno così, col sorriso, con la gentilezza, alcuni di loro, non tutti, sottolineo alcuni di loro, non tutti, ti fanno quella cosa così e poi che fanno? Come è l'occasione? O prendono e vanno dal supervisore quando capita la cosa e dicono guarda, tizio Kai ha fatto questo e questo, lo fanno tra di loro, si cantano tra di loro. Immaginate, se voi fate qualcosa di diverso, se la cosa la fate anche migliore di loro, la sento che la fate diversamente, senza aver chiesto forse anche il permesso, che poi alla fine il 99% viene rimbalzato, perché è capace che voi avete un'idea buona ma non viene accettata a prescindere, perché per tutti, ripeto, tutti quegli anni quel modo di fare è stato il modo migliore che loro conoscono. Quindi per quieto vivere continueranno a fare in quel modo là, anche se ci vuole 3 volte più tempo di quanto voi proponete con la vostra soluzione. Quindi c'è questa cosa qua, che occhio con chi avete a che fare quando lavorate in Giappone, avete a che fare nel mondo della, anche se siete in un laboratorio universitario, fate una ricerca, questa cosa qua, occhio sempre questa cosa qua, perché non tutti i giapponesi sono, diciamo, propensi a supportare un collega, o perché dipende dall'occasione che questa persona avrà per strumentalizzare la vostra situazione, la vostra posizione, la vostra, quello che vuoi fare. Se lo può strumentalizzare, lo farà, ve lo garantisco che lo farà, mille per mille lo farà. C'è sta cosa qua, che sembra che nessuno vede quello che fate, ma c'è sempre qualcuno che guarda quello che vuoi fare, e sembra qualcuno pronto poi a segnalarvi. Io ve lo dico per esperienza mia personale, ve lo dico perché nelle chiacchiere mi sono fatto con altri stranieri di varie nazionalità, no, hanno condiviso questa mia idea, perché hanno avuto anche loro esperienze dove anche davanti alla palese soluzione migliore a livello lavorativo, ma semplicemente perché loro stavano facendo in un modo che non era quello standard, ma era uguale, cioè raga, parliamo di banalità, era una cosa, era migliore, loro per fare bella faccia vanno e dicono provvisore, guarda, il Zeccaio ha fatto così. E l'ho visto fa pure tra giapponesi, lo vedi, fa tra giapponesi. Non è cosa che lo fanno perché sono contro gli stranieri, no, lo fanno a prescindere anche tra di loro. Ed è una cosa a volte che mi dà, a me personalmente dà noia, perché c'è sempre due realtà, due facce della società giapponese. Chi vive qua dopo tanto tempo capisce che su tutti questi milioni di giapponesi non tutti sono carini e coccolosi, non tutti sono gentili, e la gentilezza trova il tempo che trova quando comincia a vivere qua. Non dico che non siano gentili, ma ci sono tante di quelle sfumature che se non vivi qua non le puoi capire.